palesi, evidenti, che non potevano stare lì, perché queste persone dovevano mettere tutto giusto, cioè chiusi a chiave, perché non potevano nuocere al sesso nobile. Io ogni giorno vedo quello che... questo, e io non riuscirei mai a fare questo, evidentemente voi donne avete qualche cosa in più. E no. Allora. Signora. Le famose padrone di casa o le mamme,
mantenere, cioè noi abbiamo una concezione quasi femminista della nostra società, soprattutto come famiglia. Ci fanno problemi in rapporto. Sindaco, nel giorno della festa della donna lei ha fatto un lungo giro in diverse strutture del territorio, ma qui nella casa di Roberta in particolare, per dare la sua testimonianza anche a un momento difficile per le donne, un momento in cui si parla di femminicidio. Certo, è un momento importante, la festa della donna per noi deve essere, per noi amministratori deve essere un momento di riflessione. Io non amo, come dire, i riti o le liturgie, ma la festa della donna deve essere un momento di consuntivo e di previsione, perché penso che sul tema delle possibilità, delle opportunità che la donna deve avere per poter sviluppare le potenzialità forti che ha e che poi hanno come contraltare quello del tema della violenza sulle donne, credo che le amministrazioni possano fare tanto. Le amministrazioni devono fare tanto sul tema appunto delle strutture da dare per poter consentire alle donne, parlo degli asili nido, parlo delle strutture dell'accoglienza, e credo che non poteva mancare una visita nel centro Lanzino, che evoca una grande capacità di solidarietà, un segno tangibile di quella che è la capacità di noi calabresi sul tema appunto della solidarietà, e che si esprime in questo caso sul tema della violenza delle donne. Penso che Rendi ha fatto tanto su questo tema, anche offrendo al centro Lanzino l'opportunità di svilupparsi, ed è un centro che io invito tutti a visitare, perché veramente è una iniziativa straordinaria, e credo che dobbiamo fare ancora tanto. Io ho parlato di un tavolo del disagio, di un tavolo che comprende appunto il tema della violenza sulle donne, e credo che noi dovremmo fare ancora tanto, e lo faremo. Qui possiamo ospitare a pieno regime 25.